È un Trapani convincente, anche se ancora deve crescere, quello visto ieri al Provinciale e che ha battuto il Rende con il risultato di 2-1. Una vittoria concreta da parte dei Granata che nel finale di gara ha visto il rientro della formazione calabrese. La formazione di mister Ivan Moschella ha iniziato bene il match sfiorando subito le reti con De Felice, Gatto e Musso. È dal dischetto che i Granata hanno trovato il vantaggio sul cross dalla sinistra di Pedicone, Gatto in aria viene spinto da De Miranda, conquistando così il calcio di rigore. Dagli 11 metri, dopo le discussioni tra lo stesso Gatto e De Felice, alla meglio quest'ultimo impeccabile, spiazzando il portiere Mittica. Nel primo tempo è un dominio dei Granata che non riescono a trovare subito il raddoppio. La prima azione del Rende arriva solamente al 35esimo, quando Boito ha colpito il legno della porta difesa da Cultraro. Nel secondo tempo i ritmi della gara sono assai più lenti, ma è ancora dalla sinistra e dai piedi di Pedicone che nasce la seconda rete del Trapani. Vitale a porta vuota colpisce il palo, mentre il tapin Musso di testa realizza il suo primo gol in Serie D con la maglia del Trapani. Partita virtualmente in ghiaccio, ma è proprio in questo momento che giunge il primo errore stagionale di Cultraro. Il portiere, volendo perdere del tempo, colpisce il pallone erroneamente con il petto, mandandolo in angolo. Il cross di Mosciaro è con il contagiri per la testa di De Miranda, che è lasciato solo da Ambro, insacca la rete. È più la paura che la sofferenza a colpire il Trapani, che comunque riesce a conquistare 3 punti in classifica dopo essere ritornato in campo a distanza di 14 giorni.